just like a hand. Hop up over the sky. Bene, carissimi amici web radio ascoltatori, siete sempre in diretta web radiofonica qui su Sais Web Radio, dico sempre perché come ogni lunedì di consueto ormai questa nostra trasmissione provvisoriamente due compari MM, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, è diventato appunto un appuntamento fisso come volevamo prefissarci quando abbiamo iniziato ancora mesi fa, ancora all'inizio di quest'anno, a fine gennaio, ed eccoci qui anche questa sera, questo lunedì sera, per quest'altra puntata assieme. Siamo giunti alla 12ª, se non erro, poi il grande e mitico Saiuz, che è già qui con me dall'altro capo del microfono e della linea, e confermerà o meno, e vi ringraziamo naturalmente per essere all'ascolto di Saiuz Web Radio, che trovate in www.saiuzwebradio.net, che è il blog dove vi esorto sempre e vi invitiamo come al solito fino alla nausea, lo ripeteremo, ad andare per scriverci anche per quanto riguarda un po' tutto quello che riguarda il palinsesto di Saiuz Web Radio, nonché Saiuz Web TV, o perlomeno per di lasciarci almeno così, insomma, un post, un commento o quantomeno un minimo anche feedback per quanto riguarda una sorta di indice di gradimento. E in merito ringrazio e ringraziamo di cuore tutti coloro che l'hanno già fatto e che lo faranno, quindi anticipatamente ringraziamo coloro che ci lasceranno dei commenti. Naturalmente siamo in diretta, come ripeto ogni volta, sono le ore 22.03 minuti qui, ora locale, quindi ora italiana, CET, set, chat, Central European Time. Questo per dire anche che diamo un gran salutone a tutti i nostri amici sparsi un po' ovunque per il World Web Wide, quindi per il mondo. Quindi non solo qua, cari amici web radio ascoltatori, e naturalmente è sottinteso, come dico sempre, è esteso anche alle carissime amiche web radio ascoltatrici e qui in Italia, e partiamo come sempre dal profondo e mitico sud, risalendo la nostra bellissima penisola fino ad arrivare qui da noi in Veneto, e salutiamo tutti coloro che appunto ci ascoltano qui dall'Italia, ma in particolare questa volta mi soffermo, come ogni tanto fatto specie nelle prime puntate, a coloro che ci ascoltano appunto dall'estero, ed in particolare ai nostri connazionali. Un abbraccio caloroso e doveroso va, un grande saluto e un grande ringraziamento per ascoltarci appunto grazie a questo potentissimo mezzo che è ormai la rete, che informaticamente ci offre poi tramite tutto quello che è correlato alla diffusione anche via web di tutto quello che si può fare. Quindi vi ringraziamo appunto per ascoltarci, vi ringraziamo, partiamo dai paesi qua noi limitrofi, confinanti della nostra bella Europa, quindi anche dalla Germania, dalla Svizzera, parlo proprio quelli che ci confinano, proprio Austria e Francia, e dopodiché dalla Germania, che so che abbiamo diversi amici, e ringrazio e spero insomma che ci contatterete anche voi e scriveteci, mi raccomando, o nel blog appunto in www.saiuzwebradio.net, oppure anche se volete intanto anche visitare il sito, il www.saiuzwebradio.it, però vi consigliamo sempre il blog, che è più aggiornato, il sito deve essere, come vi stiamo già annunciando da diverse settimane ormai, aggiornato e fatto nuovo con un nuovo restyling del grande e mitico Saiuz, che sta lavorando giorno e notte anche per questo e per voi. E quindi scriveteci appunto nel blog, il www.saiuzwebradio.net, oppure se avete Facebook, come ormai un po' tutti l'abbiamo, ci potrete scrivere sempre in diretta web radiofonica qui alle 22:05 minuti, anche nella nostra pagina e tramite la nostra pagina Facebook, che è appunto Saiuz Web Radio, ci trovate come canale radio, e quindi con il nome Saiuz attaccato Web Radio, tutto attaccato, Saiuz con la S maiuscola, Web con la W maiuscola e Radio con la R maiuscola attaccati, e ci trovate subito. Naturalmente anche in Facebook potrete ascoltare la Saiuz Web Radio e anche questa trasmissione che va in onda su Saiuz Web Radio, nonché su Saiuz Web TV, e nella nostra pagina Facebook oltretutto troverete anche varie cosette interessanti. Poi ci potrete seguire sempre con Twitter con il nome chiocciola Saiuz, tutto attaccato minuscolo, ci trovate anche lì, ed infine in YouTube troverete le cose che il Saiuz ha caricato riguardanti sia Saiuz Web TV ma anche e soprattutto Saiuz Web Radio.
In Twitter, anzi scusate, in YouTube ci trovate con il nome Saiuz Radio, ci ricercate con Saiuz Radio, tutto attaccato, minuscolo, e troverete le cose caricate. Peraltro anche troverete le puntate di Provvisoriamente i due compari, anche questa verrà caricata da Saiuz anche nel blog, quindi riascoltabili anche le precedenti puntate con i vari ospiti che abbiamo avuto, e molto presto ci saranno anche altre varie cosette, novità, perché le cose che bollono in pentola qui su Saiuz Network, possiamo ormai definirlo così, come piace dire a me, Saiuz Web Network, perché è un network che va via web, sono davvero diverse, e non solo per quanto riguarda Saiuz Web Radio, ma soprattutto anche per quanto riguarda Saiuz Web TV e anche il blog col sito per quanto riguarda altri editoriali. Bene, io con questo mio solito cappello introduttivo lungo, ma come vedete sto migliorando nei mesi, che di solito a quest'ora ero ancora all'inizio, invece dai, dopo 4 minuti siamo già arrivati alla fine, passerei la parola al grande mitico Saiuz, e poi vediamo anche con l'ospite che abbiamo questa sera, che ci parlerà di un evento avvenuto in questo weekend, evento importantissimo anche per Saiuz Web Radio, perché il nostro Saiuz ha trasmesso, altro sogno e traguardo realizzato, per la prima volta anche per lui, un concerto, un evento live dove si esibivano ben una dozzina di gruppi, diciamo, tra il sabato e la domenica, quindi impegnando tutto il weekend dal pomeriggio fino a notte. Per quanto riguarda Saiuz Web Radio, quindi parleremo anche di questo evento che è andato in onda, e poi Saiuz naturalmente monterà e ci farà ascoltare anche nelle prossime settimane e giorni pezzi di questi gruppi che si sono esibiti e che è valsa veramente la pena di ascoltare. Bene, e adesso la parola all'inventore, all'ideatore, al creatore, al promotore, al titolare, al prone, al grande mitico Saiuz. Vai Saiuz, sei tutti noi. Bella questa, mi piace Gianluca, ti ringrazio. Grazie a te. Adesso sfumo la musica, perché così togliamo sta musica da di sottofondo che tu vuoi all'inizio sempre, che è anche giusto metterla. Ah, è bello. Bene, anche sì. Sì, sì. Ricordo Saiuz che appunto ai cari amici web radio ascoltatori intanto li ringraziamo per ascoltarci e seguirci, ormai si è formata una sorta di corazza, zoccolo duro diciamo, che ci ascolta, e quindi sappiamo che siete sempre voi, ma vediamo dai dati di ascolto e dagli accessi, quindi vi ringraziamo, ma ricordiamo che noi ovviamente trasmettiamo, come qualcuno ci ha chiesto, ognuno dalla propria postazione di casa, quindi dalla propria computer, insomma nulla di che, ecco perché è anche bello poter intervenire in questa trasmissione come ospiti, se vi dovesse interessare, perché tramite la potente tecnologia informatica che oggi ormai offre di tutto, quindi Skype e quant'altro, noi riusciamo a intervistarvi, avervi come ospite, che appunto in cui potete venire a raccontarci le vostre cose, attività, eventi, iniziative, professioni, stando a casa. E quindi dicevo, però purtroppo ovviamente non è come uno studio radiofonico vero e proprio, con altri mezzi, con mixer, certo, vivo e quant'altro, per cui la musica che Saiuz mette in sottofondo o che comunque se sentite, noi non la sentiamo, non sappiamo, e quindi c'è anche la difficoltà tecnica e fisica di sapere quando intervenire, e soprattutto il ritardo che noi abbiamo ascoltando dal blog o dal sito direttamente non ci permette di anche tramite Skype ovviamente non ci permette di essere a volte perfetti in questo, quindi doppiamente fatica, ma riusciamo bene ormai a gestircela, vero grande Saiuz? Benissimo, ti ringrazio della parola che mi dai, e poi ti riprendi subito, perché questo mi fa sempre piacere, insomma mi eviti di dirgli parlare, che sai io non è che amo molto parlare. Benissimo, il nostro ospite mi ha detto che 5 minuti, io ho detto ok, quando vuoi ti aggiungo. Ok, non dico il nome, non devo dire il nome? Perfetto. No. Questa, possiamo questa, anche dirlo, dai. Sì, no, ma io ho detto nella presentazione, quando ho fatto un po' di spot, esatto, diciamo, ho sentito, prima, sì. Ho detto che questa sera, se vuoi lo dico io, ci sì. sarà Manuel dei De Stasi e ci parlerà di questo bellissimo evento che c'è stato qui in provincia di Treviso, a Castelfranco Veneto, al Palace Live di Castelfranco Veneto,
L'evento si chiamava Live at Palazzo Live, giusto Gianluca? Dimmi solo sì. Giustissimo, perfetto. Sì, giustissimo. Tra l'altro ricordo Manuel, ecco, l'hai detto tu giustamente Rosario, onde evitare un conflitto di interessi, no? Visto che io sono la batteria qui d'Estasi. E qua di conflitti di interessi ne siamo stati i padroni del mondo. Ma guarda, io i non credo. Padroni del mondo. Non credo in questi conflitti di interessi per il semplice motivo che... Perché come tu hai possibilità di parlare anche delle cose che fai, dei gruppi dove tu suoni, con i quali tu suoni, scusami, tu lo dici sempre questo, quindi lo ribadisco, cioè per me chiunque voglia venire in radio o anche sulla web TV e dire qualche cosa, lo può fare tranquillamente, basta che ci scriva un'email a info@sites.com e Saiuz vi mette in onda senza nessun problema, perché la censura non fa parte dei miei principi morali. Ho dei principi che sono abbastanza vasti, insomma, cioè nel senso che io do, anche se ho una mia idea sia sulla musica sia sulla vita in generale, però chiunque su Sites Web Radio, Sites Web TV può dire il suo. Tant'è vero che volevo riallacciarmi proprio a questo, perché forse non tutti gli amici che ci ascoltano sanno che abbiamo iniziato, ormai c'è stata la seconda puntata venerdì scorso, un bellissimo esperimento di diretta sulla Sites Web TV, quindi in video, dove ci sono degli amici, un blogger, Michele, e Maurizio, un giornalista, e con Alfredo, il nostro Ricci Incazzate, quindi anche noi, me e te, Gianluca, quindi non so. Noi abbiamo iniziato questa bellissima esperienza e facciamo una trasmissione in diretta. Tutti i venerdì sera alle 21.30, siamo lì un'ora e mezza, si parla un po' degli argomenti della settimana, è una cosa molto interessante. Quindi se qualche amico ha voglia di ascoltarci, o non ascoltarci, intervenire con noi sulla web radio anche per poter dire qualche cosa di suo, che può essere una cosa sociale come proporsi come cantante, gruppo, poeta, eccetera, può farlo tranquillamente. Ci scriva, manda un'email a info@sites.com e noi tranquillamente gli organizziamo la serata. Ovviamente è tutto infatti gratis, ragazzi, quindi Sites Web Radio, Sites Web TV, dico sempre, non ha scopo di lucro, anche se ha dei costi questa, diciamo, tutta sta baracca, no, messa in piedi. Però credo che il motto che ho scelto per Sites Network, lo possiamo dire adesso, no? È risvegliare la coscienza assopita nelle persone, quindi ogni persona che ha una coscienza che ormai si è addormentata per tante cose che gli capitano nella vita, oppure che diciamo dal grande bagage pubblicitario, no, mediatico, che sente sia a livello sociale, politico, culturale, bene, queste persone si possono risvegliare, possono venire in radio e in TV, cioè in web radio, in web TV, dire la loro, ovviamente senza offendere il comune pudore, senza offendere le persone, perché non è giusto questo, però poter dire la far sentire la propria voce e far ovviamente poter esprimere il proprio pensiero. Gianluca, io direi a questo punto, io c'ho un bellissimo cantante, mi sono piaciuti questi qua, sì. Non so come cantano. No, tra l'altro io mi riallaccio al discorso che stava dicendo Saiuz, infatti poi ci arriveremo comunque anche a farvi sapere cosa bolle in pentola qui su Saiuz Network, appunto, fra sì. Cui Saiuz vi ha già anticipato dicendolo, l'avevamo detto anche la scorsa precedente puntata, appunto anche questa nuova trasmissione che sta partendo piano piano, vediamo un po' anche. Naturalmente tutto sempre in fase sperimentale, provvisoria, come appunto provvisoriamente i due compari da cui era nato il titolo, e così celatamente, anzi poco celatamente, in maniera un po' così. E quindi vi ricordiamo l'appuntamento per il prossimo venerdì, questo prossimo venerdì che sarà il venerdì, tra l'altro 18 maggio 2012, in cui appunto vi sarà questa trasmissione in diretta web TV, quindi ascoltabile sia sulla Sites Web Radio, perché naturalmente Sites Web Radio trasmette quello che fa la web TV per quanto riguarda le nostre trasmissioni in diretta, come anche in questo momento
quello che noi mandiamo in diretta da Saiz Web Radio è ascoltabile sulla Saiz Web TV, perché ovviamente mandiamo, almeno per quello che riguarda le nostre dirette, diciamo prodotte, fra virgolette, è un termine un po' grosso per noi, perché come diceva Saiz, è una radio, web radio e web TV, quindi web network, diciamo, senza scopo di lucro, che ha comunque dei costi per mantenerla, perché ovviamente si avvale della collaborazione di varie persone o delle professionalità comunque nostre, e anche se non ci definiamo dei professionisti, ovviamente con tutto rispetto, nessuna, non ci arroghiamo nessuna presunzione di essere chissà chi, e comunque anche dei costi per il tempo, le ore spese, ma soprattutto anche per Saiz e per noi tutti, per il materiale e ovviamente per le cose da comprare, per far sì che il tutto vada, tra software e anche cose di hardware, che tra microfoni, mixer, cavi e quant'altro, ogni volta ce n'è sempre uno. E quindi comunque sia, appunto, vi ricordiamo l'appuntamento con venerdì sera alle 21.30 circa. Tra l'altro io purtroppo l'ultimo appuntamento me lo son perso per motivi di problemi tecnici di connessione, e qui poi abbiamo risolto troppo tardi il giorno dopo, quindi sono mancato, ma in ogni caso io a questa trasmissione ci sono e non ci sono, ecco, diciamo quella del venerdì sera, però avete dei validi sostenitori, quali sono appunto il nostro Saiz, che come sempre è il direttore capo supremo e supervisore, e poi comunque c'è appunto Michele, che è un blogger, e Maurizio, che è un giornalista, fotografo, giornalista, davvero molto interessante tutto quello che loro ci raccontano riguardante un po' l'aspetto appunto giornalistico, naturalmente sempre nell'ambito delle loro idee rispettabilissime, e che qualcuno può anche non condividere, per carità, ovvio, però è sempre molto interessante, perché sentire questi grandi signori che ci raccontano come vivono e come hanno vissuto le notizie, come hanno fatto a reperirle, come le hanno divulgate, come comunque la notizia è entrata in loro e come la raccontano, è sempre molto bello e interessante, devo dire molto molto interessante, approvo molto e mi piace. Bene Saiz, scusami se ho divagato. No, ma poi tranquillamente, anche questo, perché non ho scelto ancora il brano, onestamente. Esatto, mi sono trovato un po' tempo, fermo lì, cioè, nel senso, scegliere quale brano mandare in onda. Tu sei il tuttofare, quindi regia, quindi ormai sto cercando appunto di capire che cosa mandare in questo momento. Bene, intanto che sai il nostro Saiz. Forse io manderei il nostro mitico Scarda. No, Nico, che salutiamo, se naturalmente qualcuno ha avuto modo di andarlo a vedere venerdì 4 di 2 settimane fa, quindi ormai quasi 10 giorni fa, al Soul Kitchen di Roma, l'abbiamo avuto come nostro ospite questo giovanissimo cantautore della zona di Roma. Gli facciamo un saluto e un augurio. Io intanto procedo, intanto che Saiz magari vi trova, vi cerca, o meglio seleziona. Io l'avrei trovata se vuoi. Sì, manda. Allora vi ricordo semplicemente altri nostri recapiti, che sono oltre alla nostra pagina in Facebook di Saiz Web Radio e Twitter con @Saiz, e su YouTube le cose caricate trovandoci con Saiz Radio. Vi ricordo le nostre email, gli indirizzi di posta elettronica dove poterci scrivere, che sono info@saiz.com, gianluca@saiz.com e riccio.incazzato@saiz.com. Molto facile, tutto è @saiz.com. Naturalmente con info che scrivete a Saiz direttamente, e quindi comunque alla Saiz Web Radio in generale, sia per contattarci che per proporci delle cose, che per venire anche in trasmissione come ospiti. E per quanto riguarda invece Gianluca@saiz.com, potete scrivere a me direttamente, sempre riguardante sia cose della Saiz Web Radio e anche in particolare The Rock Band History, che è l'altra trasmissione, che rubrica che conduco e a cura mia naturalmente, che va in onda ben 4 volte al giorno, e dopo vi ricorderemo anche questa. E riccio.incazzato può scrivere al nostro Riccio, che cura appunto la parte editoriale, cioè da leggere sul nostro blog, quindi gli articoli che il Riccio scrive, e ben presto appunto avremo anche questi nuovi collaboratori che amplieranno magari anche il raggio d'azione, e ci saranno molte più cose sul nostro blog. Bene Saiz, mandaci pure la tua canzone, o meglio quello che hai scelto, e ti lascio quindi la parola per annunciarci cosa ascolteremo. Benissimo, allora io farei ascoltare Before You Say No, come al solito in inglese è pessimo, anzi faccio proprio schifo, di Bert Jarrett. Vediamo se i nostri amici saranno contenti di ascoltarlo. Il Bert Jarrett. Vediamo se parte, perché è un problema qua.
a far partire il brano. Abbiamo l'info, noi da buoni informatici ci devono prendere in giro sempre i mezzi che utilizziamo per farci credere molto meno di quello che siamo, giusto? No, certo, abbiamo macchine obsolete, vai con Bergeret. Mitico Bergeret. You ate your words again and washed it down when anzi, ti dicevo, mentre lo ascoltiamo, mi è sempre piaciuto Bergeret, no? Your picture perfect, I could steal one snapshot, I could steal your soul, or you say no. State ascoltando www.saiuswebradio.net con la trasmissione in diretta web radiofonica dei lunedì sera dalle ore 22 con Gianluca e il grande mitico Saiz, provvisoriamente i due compari. Bene, bene, cari amici, ed eccoci di nuovo in linea. Gianluca, vuoi presentare che ormai è arrivato il nostro Manuel? Certo, con molto piacere, senza conflitti di interesse, perché come dicevamo, anche se suoniamo assieme, ci conosciamo, ma comunque la Science Web Radio, nonché Science Web TV, dà spazio sempre a tutti. E ricordiamo che ci potrete sempre contattare nella nostra pagina in Facebook, Science Web Radio, nonché con, per quanto riguarda poi appunto il poter venire in trasmissione, con le nostre email che abbiamo dato prima, che sono info@science.com, gianluca@science.com e anche riccio.incazzato@science.com, nonché nel nostro blog www.scienceweb.net. Bene, cari amici, allora avevamo detto che vi avevo annunciato di questo evento che c'è stato questo weekend, ringraziando tutti coloro che ci hanno praticamente ascoltato via web, nonché anche coloro che sono venuti a vederlo di persona, ma è ovvio che chi ci ha ascoltato magari non poteva venire per motivi logici di distanza o anche per impegni, e quindi ringraziandovi ancora per essere stati numerosi e per aver partecipato via web a questo primo evento importante
anche per Saiuz Web Radio di questo weekend, due giorni da roccheggiare insieme, in cui avete sentito diverse band esibirsi. Abbiamo qui con noi il, diciamo così, la testa, l'organizzatore, il fautore di tutto, colui che ha creato questo evento Live at Palace Live, che è andato appunto sabato 12 maggio e domenica 13, quindi quest'ultimo weekend, l'altro ieri e ieri, e abbiamo con noi appunto, nonché anche cantante poi dei De Stasi, il nostro amico, abbiamo già avuto come ospite in un paio di occasioni, ma l'abbiamo ben volentieri rinvitato, Manuel. Ciao Manu! Ciao Manuel! Ciao Gianluca, ciao Rosario, ciao a tutti! Manuel che sarà devastato naturalmente, come ha scritto anche in Facebook, e non c'era pericolo di che non fosse così, è vero Manu, di due giorni. Mi sono un po' rilassato oggi, a dirti la verità, oggi non ho fatto veramente una minchia. Che non è, oh, quella, vogliamo superare il nostro grande maestro, vero Manu? Oggi abbastanza sì. Chissà quale dei due è il maestro tra me e Robby in merito. No, oggi è andata così, dai, oggi è stata una giornata buttata via, però va bene, dai, ci sta anche quello. No, non vedevi l'ora che arrivasse anche questo lunedì dopo tutti i vari impegni. Te l'ho detto anche ieri sera, te l'ho detto. Lunedì, te l'ho detto. Ma sai che Gianluca... Che diciamo, non vedo l'ora che sia lunedì. Sai che Gianluca è un vecchio insallanuto? Sì. sono un ottantenne. Allora, sono appena arrivato e non ho sentito nulla, sono appena tornato. No, stasera è una serata un po' così, un po' di... Siamo un po' tutti così strani, un giorno un po' particolare. Siete un po' strati oggi. Stufi e... demoralizzati, la cosa. Io sì, sempre paranoici. insomma, dai, la vita poi non ci riserva mai una mezza gioia, e quindi automaticamente va bene così, posso andare a casa, vero? Anzi, sono già sì, a casa, ormai già sei a casa. Sì, no, voglio dire, posso chiudere qui e salutarvi per la serata. No, vabbè, comunque dai, sì. Bene. Ci tireremo su pian piano, dai, una corda che il lampadario non tiene con tutto sto peso, anche se sono calato 12 kg in quest'ultimo mese, quindi ci siamo rimessi in linea a dieta. Si è sciupato? Sì, sono un po'. È una parola grossa, diciamo che rispetto a prima, basta vedere anche le foto di un mese fa. Dei De Stasi tutti a banchettare, parevo... il magnaccio. Ma te dimagrisci solo in occasioni speciali, tipo quando dobbiamo fare le foto della copertina. Sì, esatto. Dobbiamo fare qualche concerto, poi diventi un bidone. Dimagrisco, diventa secco e poi diventa l'umido, anche c'è bella umido, bomba. Pom! vabbè, sì, so che non fa male perdere così tanti chili in poco tempo, però insomma, mi impegno. E questo lo dico anche così. Vabbè, quindi Manu, tornando invece all'evento che è stato... posso farti ascoltare una cosa veloce? No, vai, perché vai, immagino già cosa... No. Cosa vorrai far ascoltarle? Io l'avevo preparato con tanto amore questa cosa. No, guarda, non farlo, ti prego. Il soundcheck del d'estate, non farlo. Il soundcheck, sì. Il check sound, soundcheck. Non ascoltato, si sentiva nulla, era una cosa... assurda, cioè io non so come hanno fatto i ragazzi a suonare, non so come hanno fatto tutti i gruppi del sabato a suonare, perché ci sono stati problemi grandissimi, non funzionavano casse spia, non funzionava l'audio, non funzionavano i microfoni, un casino che dir grande è poco, quindi non so, sinceramente guarda, tutti bravissimi. Manu, peccato, ci ho lavorato con tanto amore oggi questo fatto. Ma lascia stare, diciamo come dico sempre io, Manu, all'italiana. Beh, giusto. No, tranquillamente, sono i problemi della prima volta, semplicemente quello. Cioè, tutti quanti ci aspettavamo sole, ci aspettavamo una bella giornata, ci aspettavamo che il service non avesse problemi, che i gruppi andassero tutti bene, che ci fossimo tutti, e invece poi nella realtà la gente ha partecipato poco, anche se quella che è venuta con entusiasmo, i gruppi hanno partecipato tutti e tutti quanti bravissimi, il service ha lasciato un po' desiderare, però ha fatto quello che poteva fare, cioè era impensabile fare di più,
nella situazione in cui eravamo, quindi sotto un tendone aspettando la pioggia che poi non è mai arrivata. Sì, definiamo anche questa cosa, in effetti, che è partita male perché pareva che dovesse venire giù diluvio, che tra l'altro è venuto È partita male perché avevano lanciato un'allerta. Sì. Un'allerta, esatto. Un'allerta a trombe d'aria, e quindi abbiamo detto non sapevamo nemmeno se annullarlo, se farlo. Doveva iniziare alle 8 il tutto con una tempesta e finire tutto con una tromba d'aria generale a Castelfranco, quindi non sapevamo nemmeno cosa fare. E dentro quel tendone completamente vuoto era impossibile suonare, c'era un casino incredibile. Però ma anche dopo il tempo ci ha preso per il Fonelli, no? Certo, ma la grande anche. È stato bello fino a mezzanotte e mezza, il tempo di portare dentro, esatto, la roba, di mettere via la roba, giusto, ed è venuto giù il mondo. Diluvio. È un caldo boia da morire, perché poi a Foso è sotto il tendone. 35 gradi, all'interno del tendone ci saranno stati 40 gradi, quindi anche grazie ai ragazzi che sono stati dentro, che si sono sopportati. Sarà per quello che sono calato di 4 kg. Ma ieri sera mi dicevi che eri febbricitante? Sì, ieri sera sì, ma sarà stata semplicemente la stanchezza di 3-4 giorni fatti a preparare dalla mattina alla sera, a farsi il mazzo per preparare tutto lì, infatti, solo la stanchezza. Ma infatti è normale che fossi così ieri sera, che tra l'altro sono passato appunto ieri sera a salutare, a dare una mano anche a smontare le ultime cose, speravo di sentire l'ultimo gruppo, perché poi avevo un impegno anche ieri sera, quindi l'ultimo gruppo non è venuto, i Color and Sweet purtroppo non sono venuti, perché loro sono da Trieste, noi non sapevamo, il meteo dava pioggia, quindi fuori non volevamo suonare. Nel tendone non ci abbiamo pensato proprio a suonare, perché vista l'esperienza di sabato era inutile tentare di suonare di nuovo nel tendone. L'abbiamo fatto giù al bar e far venire i ragazzi da Trieste, e mentre il giorno dopo dovevano essere a Lubiana alle 7 di mattina, voleva dire fargli fare 6 ore di macchina, quindi gli abbiamo detto state tranquilli a casa, ci sarà un'altra occasione comunque per ascoltarli. Ecco perché quando sono arrivato era tutto finito. In radio verranno da voi. Ma dicevi in radio? In radio verranno comunque, perché questi loro sono bravissimi. A me piacciono un casino, li ho visti al Cacao, li ho conosciuti al Cacao e mi sono subito piaciuti. Gli ho subito chiesto se venivano a fare il concerto. Tra l'altro loro gentilissima da Trieste, gli hanno detto sì, veniamo anche senza pagamento. Quindi sono dei ragazzi d'oro. E simpatici, anche simpaticissimi, e sicuramente verranno in radio e faranno una bella serata. Perfetto, molto senti. Bene, quindi noi siamo aperti e disponibili, come diciamo sempre a tutti, non ci sono problemi quando vorranno, anche per loro non c'è problema. Ecco perché allora Manu, quando sono venuto ieri, era già tutto finito, perché io mi aspettavo di trovare l'ultimo gruppo che ancora suonava. Alla fine tu sei arrivato alle 11:30, 11:20, sì, più o meno a quell'ora dovevamo finire, perché l'autorizzazione del comune avevamo fino alle 11:40 al massimo. E infatti mi aspettavo ci fosse l'ultimo gruppo, ho detto magari non sono in ritardo come il sabato, che ci sono stati, purtroppo siamo partiti in ritardo, quindi eravamo tutti in ritardo di 3/4 d'ora, però ho detto magari oggi è più tranquillo. Invece non mi sono trovato. Un'ora buona. Bene, infatti. Siamo in ritardo di un'ora buona sabato e domenica siamo stati in ritardo di quasi 30 minuti, quindi è il casino della prima volta, diciamo. Sì, pur così. Io poi, Manu, se mi permetti, ne approfitto un attimo, poi ti lascio di nuovo la parola, anzi ci ascoltiamo un altro brano per interrompere anche un po' sta serie di chiacchiere, e come avevo anche preannunciato, da parte un messaggio da parte di Luca dei For Sure, che era un gruppo che si è esibito appunto ieri. Sì, che te l'ho anche detto, che appunto, tra l'altro, che mi ha contattato appunto tramite Facebook e mi aveva chiesto qualche giorno fa di fare un annuncio, poi preparerò anche uno spot che manderemo in onda qui su Science Web Radio, ma intanto, anche perché purtroppo sono stati giorni duri e di impegni anche per me, quindi il tempo per respirare non c'è stato, tra lavoro, impegni vari e tutto, quindi non ho ancora avuto modo di preparare, insomma, perché dietro ogni minima cosa, lo ribadiamo sempre, dove pare che una cavolata di 2 minuti si possa far tutto, c'è sempre un lavoro di ore e ore, perché a volte anche per dire 4 parole in croce
Voi non sapete, non potete immaginare quanto ci si stia. Bene, e dicevo appunto Luca, che è il batterista dei For Sure, appunto mi ha contattato giorni fa e mi ha chiesto la cortesia di, insomma, annunciare, di voler mettere una sorta di annuncio, di voler chiedere, di far sapere, insomma, un po' a tutti, che i For Sure, questo gruppo, sta cercando un cantante. E fanno tutti dei pezzi loro, naturalmente musica quindi è prodotta e comunque fatta da loro, con quindi musica propria, è un po' un genere punk rock, punk pop punk, insomma, e provano loro, come diciamo così, zona a Casoni di Mussolente. Mussolente che è in provincia di Vicenza, quindi se qualcuno è della zona, anche per motivi pratici ovviamente, ed è interessato ad essere il cantante, a fare appunto questa selezione per essere cantante di For Sure, e siete in zona, quindi diciamo nel raggio d'azione di Mussolente, tra, per capirci, tra Bassano del Grappa, Montebelluna, Crespano, un po' Castelfranco Veneto e Cittadella, quindi diciamo che qua abbiamo un po' esteso il raggio d'azione ai 15 chilometri, anche poco più, e quindi se siete interessati li potete contattare anche sulla loro pagina Facebook, For Sure, scritto così, For Sure. E naturalmente, oltre ad avere la pagina Facebook, Luca mi ha anche lasciato un suo numero di cellulare, che ha detto che non ci sono problemi a lasciare, quindi potete contattarlo al 340 50 41 601. In più vi do un po' due dati in più per quanto riguarda un po' la band. L'età media appunto della band va dai 19 ai 21 anni, quindi sono giovanissimi, e hanno in programma di registrare un disco a breve. Quindi a breve naturalmente c'è questa cosa molto importante per i For Sure, quindi anche l'esigenza di trovare un cantante è mirata al fatto di trovare una persona che sia sicura e stabile, quindi detta un po' così tra noi, non perdi tempo, anche se può sembrare brutto, però insomma con persone che abbiano l'intenzione di restare e di formare il gruppo definitivamente, quindi con la voglia comunque di divertirsi facendo musica è la base, come mi scrive appunto Luca. Se poi volete saperne di più andate nel loro sito, dei For Sure, scritto For Sure, naturalmente all'inglese, lo dico all'italiana, e vedete un po' se vi possono piacere, contattateli anche tramite il loro, naturalmente la loro pagina Facebook, non il loro sito, chiedo scusa. Bene, questa era una parentesi doverosa, visto che Luca mi ha contattato, poi mi hanno contattato anche altre due persone, ma naturalmente siamo sempre aperti, se i gruppi anche che sono stati da Manuel al Live at Palace Live vorranno appunto partecipare, come ci ha appena detto Manuel, per il gruppo di Trieste. Io te li porto tutti. Se loro vogliono, sì. Anche il Re Cattivo, che ho conosciuto e sono simpaticissimi, molto alla mano, tranquilli. I Re Cattivo sono favolosi. Ha fatto un bel concerto, mi hanno dato la disponibilità all'ultimo minuto praticamente. Ci sono resi disponibilissimi all'ultimo minuto, pur avendo un orario indecente, che è quello delle dalle 4 alle 5, sicché sì, avevano veramente 4 persone. Cioè, c'erano 50 persone, ma erano fuori a mangiare. Ci sentiva bene dal bar, però, ragazzi. Sì, dal bar sì. Il casino, però dal bar si sentiva bene. C'erano 50 persone, però dentro il tendone avevano veramente 10 persone al massimo, non di più. E sono stati meravigliosi, hanno presentato il disco nuovo che hanno fatto, e sono veramente belli da ascoltare, soprattutto da vedere al live. Eh sì, infatti guarda, noi ringraziamo veramente molte persone simpatiche, naturalmente li ringraziamo tutti, ringraziamo anche se ci sono dei gruppi che ci stanno ascoltando, che sono stati ieri qui appunto al Palace Live, e naturalmente li invitiamo a venire in trasmissione, non c'è alcun problema, anche una puntata a testa, le dedichiamo tutte 12 le band, anche se siete iscritti SIAE, ovviamente non manderemo i vostri pezzi, perché ricordiamo, come dice sempre Saiuz, che Saius Web Radio non è sotto licenza SIAE, ma è sotto licenza Creative Commons, o comunque manda musica di artisti che non sono sotto licenza SIAE, quindi se volete possiamo comunque parlare di voi, anche se fate cover non c'è alcun problema, però ovviamente non manderemo e non potremo mandare dei pezzi per farvi ascoltare. No, il bello di questi ragazzi è che nessuno di questi gruppi fa cover. Quindi erano tutti e 12 erano con brani propri, e il fatto della SIAE forse si potrà ovviare con una liberatoria, ma non so, di queste cose non me ne intendo, sì, infatti, quindi non sarà Saius poi a sapere come gestire. Ovvio che io, scusa Manu, sì vai.
Io come organizzatore del Palace Live li ringrazio tantissimo, ringrazio il Recattivo, i Tablets, i Bleeding, i Shuffle Leaves, i Destasi, i Jealous Caput, Limone, Acqua Sporca, For Sure, Grim Knot, Red Touch e anche Carlo Sweet, che purtroppo non sono venuti perché come ho già spiegato prima. Li ringrazio dal profondo del cuore perché sono tutti dei ragazzi gentilissimi, educatissimi e simpatici a manetta. Non hanno voluto nulla, non hanno voluto un soldo, sono venuti, si sono divertiti come matti ed è bastato suonare, questo è importante. Sì, splendidi davvero, infatti, quelli che ho conosciuto, splendidi anche non solo come musicisti, ma anche come persone, alla fine molto tranquille, poi alla fine ci si incontra, ci si saluta e si vedono un po' le persone come sono. Devo dire, e anche quelli che sono venuti dopo di noi, dopo i Destasi, i grandi Genus Caput, veramente eccezionali musicalmente parlando, era un gusto proprio ascoltarli, ribadisco, visto che ho avuto la fortuna di finalmente ascoltarli di persona. Io li ho ascoltati live per la prima volta in elettrico, ho dovuto organizzare un evento per sentirli in elettrico. E pensa che Riccardo, il chitarrista, è il mio compagno di elementari, quindi amico di lunga data, e per sentirlo in elettrico ho dovuto aspettare quasi 10 anni a organizzare un evento, però sono fantastici, ci sono rimasto proprio a bocca aperta. Bravissimi, simpatici, anche il batterista con cui poi ho scambiato 2 parole, che gentilmente lo ringrazio perché ha detto: ma come hai fatto a suonare che non sentivi nulla? Infatti non ho suonato. mando piombare nel sonno oscuro del batterista, per no, infatti, che volete tutto, che tutto, mando la registrazione di ieri di sabato di Destasi? Grazie. Dai, facciamoci male, manda sta registrazione. Perché lui ti manda il soundcheck, ma il soundcheck non ti dice nulla. Poi tra l'altro non si sente neanche la batteria. Posso provare a mandare. Si sentono i miei porchi che chiedevo ai ragazzi del service esatto. Di alzare le casse, che non era possibile alzare, non si sentiva nulla. Molto bene. Esattamente, proprio quello. Sì, purtroppo è stata così. Bene, Saiuz, manda pure quello che vuoi, dai, ti lasciamo, facciamoci del male. Voglio mandare... Vai, manda Diversod degli show, o show dei Diversod, non ho capito... Qual è il nome di Riccardo? Qual è il nome e qual è il cognome? Proviamo. Amici, allora, sempre l'ascolto di Saiuz Radio, ora il nostro DJ tuttofare Saiuz ci farà ascoltare Diverso degli show. Sei sicuro che lo mando? No. No, perché sai, non si può mai sapere nella vita. Io intanto che Saiuz ci manda il brano, saluto però... Santo dalla Sicilia, dal paese... Vai in onda, vai! Siete tutti gli amici della Sicilia, ciao da Saiuz Web Radio, grazie per essere con noi. Aspetta che è partito l'altro pezzo. Vado via da tutti, resto qui da solo, non me ne faccio niente della tua onda un po' pseudo para negativo, lui ci sulle macchine, vero Saiuz? Sta andando su un pezzo, allora vai. Forme utili, dico cosa ho fatto per meritare questo, non ho sangue in petto, non ho neanche ucciso un uomo, dico cosa resta. E il mio sguardo fiero, solo rabbia resta, rabbia e desiderio. Torno a defilarmi al buio e piangere, poi ridere di me, di te, di stupidi sorrisi, e a sciogliermi di nuovo ad un tuo cenno. Ed il mio orgoglio si fa resa, e l'illusione si colora festa, e la ragione si risveglia e dico basta, e poi rimando a raccontarmi tante storie, ad ascoltare ogni tuo rumore, ad ingoiare questa forza che vorrei gridare. Vado via da tutto, non mi importa niente, credo a ciò che vedo e non alle parole di chi prova forse ad immaginare ciò che amo, forse io non posso amare. Torno a non pensare
di noi e poi mi sciolgo ad un tuo cenno. Confesserò che ho un po' paura, perché mi uccidi senza alcun dolore, perché mi uccidi senza che io me ne accorga. E poi rimango e sorridendo si consuma l'ultima fiamma di coraggio accesa, e lentamente si raffredda e poi si spegne. E poi afferro con la forza il senno che mi resta, lascio andare i sogni, lascio andare il cielo, rischio di impazzire, non so respirare, rischio di morire, fiore in mezzo al mare. Tanto ho detto io, tanto ho dimostrato, ho mentito io, anche al più importante. Temo già il pensiero, temo con l'amore, alle tue parole. Solo un cenno, perché non chiedo poi la luna, solo uno spazio che mi avvolga dentro, solo una voce che mi parli nell'orecchio, sussurrando che tutto questo aveva un senso, che non è andato tutto quanto perso, e nel silenzio di un abbraccio non mi sentirò lo stesso. Mio Dio, che cosa mi è rimasto di tutto il tempo che ho venduto, tutto quel tempo a dimostrare al mondo d'essere diverso. Na 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 na, na 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 na, tutto quel tempo a dimostrare al mondo d'essere diverso. Bene cari amici, siamo ritornati e siete sempre sintonizzati sulle web frequenze di Science Web Radio. Vi ricordo che state ascoltando i due compari. Oltre a Gianluca, il mitico, diciamo così, Gianluca, c'è il grande Manuel con noi. Adesso ripasso la parola a Gianluca, così mi riposo un poco che sono stanco. Bene, cari amici, io vabbè, mi scuso un po' per la serata, siamo un po' sottotono, io in particolare. Ed anche... Sei moscio. Sì, sono moscio e c'ho anch'io le mie giornate. Ah, le cose? No, è che leggo quello che anche Manu mi scrive per tirarmi su. Manuel ci prova a tirarti su. Sì, in qualche modo, ma tira su qualcos'altro, vabbè. E... ma vabbè ragazzi, insomma, ognuno può avere anche i momenti brutti di vita, periodi un po' così che sono un po' abbosciato, e questa sera non è una gran bella serata, insomma, non è, però può starci, faremo della psicoanalisi e quell'altro che ci vuole. Manu, basta scrivere, grazie. Il Viagra, già prende il Viagra Gianluca, Manuel? No, non prendo il Viagra, anche come, perché no? Non ho la non avrei comunque la materia prima con cui utilizzarlo poi, quindi da... Ma scusami, tu non lo prendi nel cappuccino? E cosa me ne faccio poi se, se poi non so... perché ha sempre la lingua blu. Ah, ecco perché c'è sempre la lingua blu. Pensavo che era un puffo, hai capito? Io invece pensavo di essere nobile con il sangue. Quindi... Ma nobile o nobile? Nobile con due B. Bene, quindi cari amici, siete all'ascolto di Science Web Radio, con la nostra consueta trasmissione di lunedì sera, i due compari, provvisoriamente i due compari, con Gianluca, il sottoscritto che vi sta parlando, il grande mitico Science, e poi abbiamo come ospite della serata
è ritornato con gran piacere. Abbiamo appunto Manuel, che è stato l'organizzatore di questo grande evento, che si è naturalmente... Si saranno anche stancati di sentirmi ormai. Sì, no, non credo. Anzi, no, bravo Manu, sempre meglio anche con la dialettica, meno accento veneto, un po' più di Castelfranco Emilia. Siamo... Ma cosa vuole? Sì, ma sai che io sono di Castelfranco Emilia, oh, no, primaroni, madonna, ma, oddio, bonino. Ma anche perché ieri con tutta la pioggia che è venuta giù c'è stato lo sguasso sul palco là. C'era uno sguasso ieri che ci scivolava. C'era lo sguasso sotto sulla tavola, c'era uno sguasso. Va bene, e quindi appunto... ma lui che ha organizzato questo evento, che era il Live at Palace Live, che è nato questo weekend anche in onda su Science Web Radio, sabato 12 e domenica 13 maggio, dal pomeriggio fino a sera, quasi notte, tarda, anche no, prima di mezzanotte, e ha avuto appunto queste 12 band che si sono esibite presso il palazzetto dello sport di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. Presso Saius metterà a disposizione anche quello che è stato registrato in quella serata, lo manderà anche in onda nei palinsesti, o comunque manderemo il live che è venuto appena, che è stato suonato da ogni singolo gruppo, quindi il concerto che ogni singolo gruppo ha fatto, quando Saius riuscirà a montare un po' tutto tra qualche giorno e settimana, poi avremo anche il piacere. Il della domenica sì. La domenica ho fatto 6 ore passe di registrazione, non so cosa è venuta. Del sabato, adesso, dai, di sabato. Adesso ti chiedo una cosa, Rosario. Sì. Che due maroni ti sei fatto? No, mi sono rifatto, sai con chi mi sono rifatto? Con i Grim Note. E i Grim Note sono stati spettacolari, dovevi vederli. Mi sono rifatto con quelli. Ma quelli li dovevi vedere, quelli tengono il palco, sono dei malati da palco proprio. Pensa che avevano i radiomicrofoni, c'era il bassista che aveva il basso attaccato via radio sull'amplificatore, il cantante aveva il radiomicrofono, si sono messi a cantare, a suonare, te non potevi rendertene conto, ma loro erano fuori in giardino mentre la gente ascoltava dal palco. Cioè, una figata, ci stavano correndo dietro sul palazzetto mentre noi stavamo ascoltando, cioè, bellissimo. Ah, cavolo! È eccezionale, va. Peccato non averli visti, veramente. E vabbè. E quindi... Io purtroppo, la prossima volta, però, l'anno prossimo metteremo su una telecamera. L'anno prossimo? Ma io mi l'anno prossimo! Faccio previsione a lungo termine, dai. No, va bene. Mai più, come dice il titolo dei Destasi. Certo. Anche perché, diciamolo un po', Manu, Castelfranco è stato un po' deludente anche questa volta, come al solito. È stato deludente perché la solita mentalità da cittadina borghesotta che... Non lo so poi perché... Sinceramente. Cioè, sì, Castelfranco sai che ormai è un meta di... Cioè, se organizzi uno spritz hour, un aperol con musica DJ, ti trovi la piazza piena. Se organizzi un concerto, sei un idiota praticamente. O anche il festival, quindi, show riempie parecchio. O il festival show riempie parecchio, sì, però è musica da vecchi decrepiti, quindi cioè, non serve a nulla. Sì, io purtroppo, sai, vedo che è un peccato perché è un bel centro Castelfranco, è molto bello, è molto carino, è molto bello, dico, però la partecipazione è zero, come sempre Castelfranco, sì. È zero perché qui pensano di essere a Milano semplicemente, cioè hanno una mentalità differenza. Hanno una mentalità da città grande in una cittadina da 30.000 abitanti, quindi se lo meritano anche il nomignolo che gli danno. Poi comunque è un peccato perché appunto, per carità, nulla di presuntuoso, non vogliamo arrogarci nessuna presunzione. Provato. Esatto, però mi hanno chiesto di organizzare un evento che potesse portare qualcosa all'associazione noi di Castelfranco, per i ragazzi di Castelfranco. Io pensavo che un concerto fosse interessante, ci ho provato in 2 giorni, diciamo che non sono deluso perché è andata bene, i gruppi si sono divertiti, mi hanno fatto i complimenti, i ragazzi che sono venuti si sono divertiti, la diretta con Saius è andata bene, quindi è andata benino, insomma non c'è da lamentarsi molto, però sbattersi per 3 mesi organizzando il tutto senza aiuto e non trovare beneficio dai paesani è una delusione, questo sì. Sì, che poi penso che sia un po' un classico per tante persone, un po' sparsi ovunque, perché entrano nel posto dove sono perché non hanno ritorno.
E io mi, io mi lamento per ovvi motivi, perché comunque sia, vabbè, sappiamo com'è la vita artistica che ho vissuto e le delusioni, per cui soddisfazioni zero, è la, il mio motto. Ma sapete cos'è? Come al solito. Io sinceramente, no, ho sperato che ci fosse, cioè, ma una certa risposta comunque l'hai avuta, no? Però sì, sai, sì, un avvenimento del genere non è, non sì, è male, ma... però sai, i ragazzi si portavano, tutti i gruppi si sono portati dietro i loro amici, però gli amici di solito non è che restano per vedere gli altri gruppi, quindi avevi quei 20, 25, 30, 35 persone a gruppo che poi sparivano. E questo secondo me non è bello, perché come quando io vado ad un evento come il Palazzo Live, dove ci sono 12 gruppi, sinceramente sto dall'inizio fino alla fine, me li guardo tutti, perché non, cioè non vado per guardarmi solo i miei amici, vado, guardo i miei amici, magari arrivo quando suonano loro, però poi resto e mi godo tutta la serata visto che sono là. Invece qui c'è stata proprio un po' di individualismo da parte degli amici dei ragazzi dei gruppi. Invece i ragazzi che hanno suonato sono rimasti tutti quanti fino alla fine. Quello mi è piaciuto un casino. Tutti i musicisti sì. sono rimasti e hanno ascoltato i loro colleghi. Quindi sì. È bello questo, però, è molto bello. Sì, 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 guarda, sono stato davvero carinissimo. Fantastica, infatti, sì. sono stati fantastici, sì. bravissimi, che sono rimasti fino alla fine e hanno ascoltato tutti con interesse, si sono scambiati i numeri, quindi c'è stato uno scambio di interesse musicale, quindi ci saranno dei concerti, metti caso, come i The Stars insieme ai For Sure oppure insieme a qualcun altro, quindi ci sarà uno scambio anche musicale, questo è una cosa che mi piace. Però come gente purtroppo abbiamo avuto un poco di scontro, non c'è da lamentarsi perché alla fine è andata bene, la paninoteca ha preso bene, tutto quanto è andato, c'era gente, c'era movimento, però ci aspettavamo un po' di più sinceramente. Insomma, comunque, salutiamo questo qui, scusami, era il sì. primo che facevate, che organizzavate, no? Sì, 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 quindi anche questo pone dei dubbi sulla come dire, cioè la continuità. Cioè il fatto no, sulla continuità non credo ci siano dubbi, perché credo lo faremo anche il prossimo anno, magari non con questa modalità, quindi non dal pomeriggio, ma facendo solo dei gruppi alla sera, tipo tre giornate da tre gruppi alla sera e basta, senza partire alle 4:30 del pomeriggio, che non si muove nemmeno il cane. Però poneva dei dubbi nell'intervento della gente il fatto di essere la prima volta, perché non essendo conosciuto come evento, magari la gente non era attirata da questo evento. Tutto qua, anche se la pubblicità e la divulgazione dell'evento erano stati massicci, quindi la gente sapeva. Certo. Ma i media hanno riportato qualcosa su esempio, i giornali? No, assolutamente nulla. Abbiamo sentito anche dei ragazzi che si sono lamentati che non l'avevamo fatto. Ah sì? Ma un costo, però, ovviamente. No. Nel senso che abbiamo sentito dei ragazzi che si sono lamentati che sabato non è stato fatto il concerto. Ma questo è questo l'assurdo di Castelfranco. Scusami, di solito i giornali, se non le televisioni locali, ma i giornali qualcosa portano, no? Riportano. Sì, ma quello là sinceramente non ci ho pensato, perché preso da tutti i pensieri qualcosa mi è sfuggito. Però l'assurdo di Castelfranco, ti stavo dicendo ora, è che domenica notte ci sono arrivati dei ragazzi mentre stavamo sbaraccando e ci hanno detto: peccato che non avete fatto il concerto sabato sera. Cioè, mentre sabato sera c'era un casino della Madonna, quindi almeno venire a vedere se l'abbiamo fatto o no prima di parlare. Però vabbè, succede, non c'è problema. Castelfranco è. Ma insomma, ho capito. Io non aggiungo altro, mi limito a questo. Non per volermi fare nemici, ma perché ho una mia idea, anche perché ho girato un po' ovunque in Italia, anche all'estero, e ho visto come sono fatte le cose altrove. Ma non voglio muovere critiche o far polemica gratuita, ripeto, a Castelfranco e Castellani in genere, perché sarebbe anche... magari... io la faccio. Sì, no, anche perché non mi voglio tirare... Dopo 33 anni, guarda, basta. Sì, beh, io dopo 38... Cerchi di fare qualcosa per la comunità e si ripaga così e basta.
Io ne ho provate di far tante, come sempre pesci in faccia, e faccio sempre tanto fuori da un raggio d'azione di oltre 15-20 km con grandi soddisfazioni. Però questo lo fanno tutti, questo discorso, perché il bello è che sento tanti lamentarsi di questa cosa, magari anche brave persone, bravi professionisti, e tanti dicono così, ma tanti si lamentano e poi invece non è così. No, comunque volevo appunto ribadire il fatto che sì, è stato forse un po' deludente il poco interesse. Certo, c'è da dire a discapito, ripeto, non ce l'ho qui Castellani o Castelfranco, che è una meravigliosa località, perché è veramente, come dico sempre io, eccezionale, tanto perché è al centro, è al centro di è un crocevia, praticamente un crocevia di qualsiasi cosa, perché praticamente sei a un'ora dal mare, un'ora dalla montagna, è vicinissimo un po' dappertutto, è a misura d'uomo, ha tutto quanto, trovi dal di qualsiasi genere, veramente è eccezionale, e ma sarebbe da sfruttare. Se senti non mi stavo lamentando di Castelfranco, ma di Castellani, sì, no, gente che c'è, ma sì, ma poi ognuno si lamenta anche, certo, per cui come sempre ci sono buoni e cattivi, però dico, ma è un peccato che non venga sfruttata al meglio per le potenzialità che potrebbe avere, perché quanta gente brava c'è e buona e comunque disponibile, e quante potenzialità ha con una piazza così bella, enorme, con questa appunto vicinanza a sei capoluoghi di provincia. Tra l'altro è al centro di questi sei capoluoghi di provincia come comunicazione, tra l'altro anche capoluoghi di regione, qualcuno tra Venezia, Vicenza, Padova, Treviso, che è appunto il capoluogo di provincia dello stesso Castelfranco, e nonché Belluno, e anche Trento, Bassano, poi in quella direzione là. Quindi è in mezzo a questo passaggio, ed è un peccato, con questa piazza enorme, questi belli spazi e chissà quante altre cose sconosciute ci sono che non sappiamo, appunto perché magari non vengono divulgate, si possono fare. Tra l'altro è un po' a discolpa di tutto, diciamo che quella sera, questo sabato scorso, c'erano anche diversi eventi a Castelfranco Veneto, tra cui anche la partita di pallavolo lì al palazzetto, di cui sentivamo anche le urla e le grida dei tifosi con tanto di strombazzamenti. E anche, mi pare, allo stadio, correggimi Manu se non ho sentito male, se non ho capito male, anche allo stadio c'era una partita di rugby o qualcosa del genere. Sì. Qui, e magari c'era anche qualche altro evento di altro genere. No, ce n'erano troppi di eventi. Sicuramente. C'erano, sì, le partite, c'era una festa in piazza, c'erano dei concerti organizzati da radio, da altre radio, e quindi tutte cose che potevano o portarci gente o togliercela. Come è stato? Purtroppo no, ce l'hanno tolta. Comunque, mi pare di aver sentito qualcuno che oggi mi diceva che comunque c'è stata poca gente un po' dappertutto, perché avevo un collega che fa parte di una compagnia teatrale amatoriale, per carità, che hanno fatto spettacolo, ho detto, beh, siamo riusciti a fatica, quasi quasi, forse un pochino a riempire, ma con vuoti enormi, quindi hanno avuto poco anche loro, quindi può essere stata una serata un po' così. Certo è, questo è sicuro, che quando c'è l'evento sportivo del ciclismo o del calcio o di quant'altro, quello riempie sempre, oppure del personaggio famoso che appunto viene con il Festival Tal d'Italia, quindi muove le masse, con tutto rispetto per le masse, per carità, non voglio dire che siano ignoranti o che non capiscono nulla di musica, però ovviamente è anche logico che il nome porta poi gente e comunque giro, quindi sicuramente anche questo non aiuta di certo ovunque. Però io devo dire invece a favore di Bassano del Grappa, zona che ho bazzicato parecchio i miei primi anni, dove ho iniziato a fare appunto anche teatro, ovviamente anche a livello amatoriale i primi anni, ancora una ventina d'anni fa, devo dire che almeno vista da fuori, perché poi a sentire i bassanesi anche loro si lamentavano di Bassano come noi di Castelfranco, io Bassano l'ho sempre vista molto più viva e molto più signorile da questo punto di vista, e come posizione non sarebbe più agevolata rispetto a Castelfranco, perché per certi versi è anche un po' tagliata fuori da alcune direttrici, perché Bassano, ricordiamo che per raggiungere il proprio capoluogo di provincia, che è Vicenza, non è come Castelfranco, che con una statale arrivi in mezz'ora, se ti va bene ovviamente anche un'ora, però voglio dire, non è 30 km comodi, è molto più distante, e soprattutto è all'inizio di questa vallata dove si viene giù, ed è solo questa la via di comunicazione tra Trento e Padova. Eppure io l'ho sempre vista viva culturalmente, viva di associazioni culturali, magari anche loro si lamenteranno che è chiusa, che l'assessorato non permette di farlo, non lo so, perché sento sempre tutti che si lamentano di tutto, dappertutto, e ognuno con le proprie ragioni valide. Io dico solo che all'estero ho visto situazioni dove in piccoli paesi o con molto meno facevano molto, ma molto di più.
Sì, e rispondo a Roberto, che saluto Roberto di Diaz, che è con noi, che sta scrivendo come sempre per farci ridere. E devo dire che ho visto fare cose, specie in Austria, in Germania, dove tu non daresti due lire ai posti dove sono, se non per la bellezza paesaggistica, e dici ma qua non c'è nulla, invece erano vivi culturalmente con le Kulturhaus, cioè vale a dire queste case della cultura dove facevano veramente di tutto, possiamo definire delle sale multimediali bene organizzate, che avevano molto più di quello che abbiamo noi tecnicamente parlando, o comunque che con poco, sapendo utilizzare i mezzi audio, fonici quindi, e luci, facevano di quelle cose bellissime, dove appunto peraltro sono andato a vedere diversi concerti rock di artisti anche famosi in tutto il mondo e che molto tranquillamente lì si esibivano ed erano a contatto con la gente con cui poi si poteva anche parlare, ma facevano anche mostre di quadri, pitture, foto, esibizioni varie, musica classica, qualsiasi cosa. Devo dire, complimenti come sempre, tutto da imparare. E in questo caso da importare positivamente, perché no, dobbiamo imparare copiando bene dagli altri, perché noi abbiamo una grande potenzialità, lo dico sempre, peccato che spesso si disperda. Naturalmente tanti potrebbero non essere d'accordo con me, li invito a vedere anche altre realtà. Però Gianluca... Sì, questa è la mia esperienza, io ribadisco, è la mia esperienza, questa no, poi no. può essere però condivisibile. Però posso dirti quello che pensa Roberto di Indie Arts? Secondo me la stanno vedendo un po' tragica. E la domanda fondamentale, la conosci qual è? Sì, l'ho vista. L'hai vista? Allora, aspetta un attimo, ascolta, scusa se ti interrompo. Sì, un po' di gnocca che era. Sì. E d'altronde farò il decalogo sul potere della gnocca, come ho sempre detto, che muove il mondo e che naturalmente sappiamo. No, sai cosa? Allo stadio di Castelfranco c'erano anche è vero. C'erano le cheerleaders con le partite di rugby, quindi sai che sono andati tutti lì. E allora a mano abbiamo sbagliato stanno, dovevamo portare anche il prossimo anno facciamo il burlesque dietro al concerto, vedi quanta gente ti arriva. Che non sopporto, faremo le croupies, no? Facciamo le croupies dietro al parco, le mettiamo lì tutte in bella mostra. Ogni gruppo porta i suoi e le sue, sappiamo bene, con tutto rispetto per il genere femminile, ovvio non vogliamo trattarlo così, almeno io ho massimo rispetto anche troppo, e comunque va bene, dai. E quindi siamo, anche se Roberto dice la facciamo tragica, sì, dai, insomma. Poi io di sera, cito questa cosa, appunto sono stato a vedere lo spettacolo della scuola d'arte di Vedelago che si è svolto presso la palestra a Vedelago, appunto di questo Brillantina, che è un po' un rifacimento di Grease, in cui avevo prestato peraltro diciamo così la mia collaborazione per montare, o per meglio diciamo così, dare una mano dal punto di vista di teatro, di recitazione, la parte recitativa, perché essendo un musical appunto ci sono le tre componenti che sono poi quella del canto, del ballo e della recitazione, che è quella di solito la più difficile, la più ostica, agnostica, come diceva qualcuno, e quindi appunto ero andato a vedere, ecco per cui poi sono arrivato tardi al Palace Live, perché ero stato lì, e ringrazio ancora la Scuola d'Arte per avermi appunto ringraziato e citato nominandomi anche all'inizio e alla fine dello spettacolo, tra gli applausi e quant'altro. E devo fare veramente un plauso ai ragazzi, al lavoro di Davide Calabrese, che è stato regista, questo ottimo, grandioso, eccezionale, mio mito, attore e non solo, è cantante e tutto, perché lui fa parte degli Oblivion, ve lo ricordo, questo gruppo che magari avete visto anche in internet e poi esibirsi anche a Zelig, dove loro cantavano e facevano cabaret cantando a livelli veramente strepitosi alti, li sono andati a vedere dal vivo. Però posso dire una cosa, Gianluca? Sì. Allora, sì. Dennis ti scrive, dice ciao Gianno, sono in ascolto, a presto. Dice Dennis, poi per collega, il concerto si sentiva bene anche in via Rovereta, circa 500 metri dal palazzetto. Grande Dennis. Ma poi ha detto, ma dentro si sentiva bene. Ciao Dennis, ti saluto. Come stai? Dennis è un mio e quindi caro nostro collega, caro Rosario, che saluto io, vabbè. Aspetta, Paola. Ah, scusa, se Dennis ha mosso denuncia ieri, per cortesia ritirala. Dennis ritira la denuncia, se l'hai fatta. Ritira la denuncia, perché... Bene. Che dite se vi mando un bel pezzo adesso? Sì. Vai. Allora voglio chiedervi, conoscete l'Anonimo Alcolisti? Sì. Questo è adatto per me.
guarda, l'anonima Christie c'era, cioè, abbiamo fatto e Roby è uno dei protagonisti che l'abbiamo anche in linea oggi. Ti racconterò questo piccolo aneddoto. Una volta noi avevamo l'abitudine di trovarci al palazzetto quando uscivamo tutti quanti assieme in compagnia, io, Roberto e altri amici, e quando uscivamo in compagnia sabato sera avevamo l'abitudine che se ci muovevamo dal palazzetto ci trovavamo tutti al palazzetto, ma se ci muovevamo prima dell'arrivo di qualcuno lasciavamo sempre un messaggio. Una sera io ho lasciato un messaggio su un cartello, Roby sta già scrivendo, lo vedo già scrivere, quindi già ha capito cosa voglio dire. Sì, la grezza del manifesto con Emma, sì, proprio quella. E praticamente abbiamo scritto sul cartello: guarda, noi siamo in questo bar a bere qualcosa, raggiungici presto. Quando il nostro amico, questo ragazzo che si chiama Emil, è entrato nel bar, mi ha guardato malissimo e mi ha detto: tu sei un cretino. Io gli ho detto: ma cos'è? Cosa ti ho fatto oggi? Mi ha fatto: ma ti sei accorto dove hai scritto l'annuncio? Ho fatto un pezzo di carta che ho trovato lì, era quello dell'anonimo alcolisti, quindi un bel figurino che abbiamo fatto anche con loro. Bene, dai, allora dai. Bene, allora ascoltiamo Pezzo di popolo dell'anonimo alcolisti. Sì. E poi direi che andiamo in chiusura, salutando gli amici, andiamo a letto presto questa sera. Ma che dici, ci riusciamo a mandare il pezzo stasera? Sì, e mi raccomando, andate a letto presto, fate vita sana, non bevete, non fumate e non fate altre cose. Cioè, sesso, droga e rock and roll, dove sei finito? Solo rock and roll, neanche il roll è rimasto. Chi è? S'hanno fottuto tutte cose, caso, peggina uno da. Vabbè, s'hanno fottuto tutte cose, com'è sta storia? S'hanno fottuto due sesso, un rock and roll pure a draug. Che dite, partirà? L'anonimo alcolisti, però orca partirà. Sì, questa sera è una serata un po' così, cari è amici, un po' particolare. Scusa. Sì, io sono appunto fuori fase, sono molto giù e mi tirerò su su un cord. E quindi no, ma stasera quindi veramente vedo uscire fumo dal computer. Quelli sono gli indiani che no, ma sul serio, quindi chiediamo scusa. Chiediamo scusa ai nostri cari amici web radio ascoltatori se è una serata un po' strana, particolare, sono forse anche le stanchezze del periodo primaverile e del weekend appena trascorso. Del weekend appena trascorsi. È andata, vai, Anonimo Alcolisti, pezzo di popolo.
State ascoltando www.sciencewebradio.net con la trasmissione in diretta web radiofonica dei lunedì sera, provvisoriamente i due compari, condotta e tenuta da Gianluca ed il grande e mitico Science. E meno male che l'hai detto ciò. Bene, 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 siamo ritornati, eccoci di nuovo qui con Science Web Radio e la trasmissione rigorosamente in diretta ai due compari. Con noi c'è Manuel e poi Gianluca, non vi dimenticate di Gianluca, il mitico Gianluca, mitico, mitichetto Gianluca. Gianluca, mi dimenticate di dire una cosa importante, Dennis ha scritto... sul fatto ma dentro il palazzetto si sentiva bene, si era dimenticato di mettere il punto di domanda, quindi ha detto ma dentro il palazzetto si sentiva bene? Grande Dennis. Dentro è il tendone no, fuori sì. Un caro saluto al mitico Dennis, perché è sempre un grande, dovreste conoscerlo, è di una simpatia unica, anche se negli ultimi anni sappiamo com'è, vero? Ci siamo un po' sorati, un po' abbacchiati, non siamo più brillanti come i bei tempi di un tempo, però il grande Dennis si è fatto riconoscere. Saluto Dennis e la Paola, grazie per essere all'ascolto veramente di cuore, poi nei prossimi giorni commenteremo. Ebbene cari amici, allora vi ricordiamo, appunto abbiamo Manuel, l'organizzatore. Ma perché ridi quando dici organizzatore? Rido perché ci sono sempre delle persone che devono scrivere in sottofondo qua e far ridere chi deve parlare, magari. Ah già, perché devi dirlo questo. Usando un linguaggio oltraggioso. Com'è oltraggioso? Manca, Manuel, manca solo Roberto e siamo a posto. Non me ne ero accorto, dai. Vabbè dai, mi tirate su, vista la giornata, visto il periodo un po' giù. Sarà forse la dieta, che avendo perso appunto questa dozzina di chili in poco tempo e me ne sono andato anche col morale, oltre che con i chili sotto, anche col morale sotto. Secondo me tu sei afflitto dell'elite muscio. Una delle tre cose c'è una cura, però lasciamo perdere. C'era un vecchio collega che diceva sempre: la vita è come una brioche, una raputa di cosce, una toccata veloce e tutto fornisce. E quindi è un po' volgarotta come cosa, ma lo sta. Va bene, quindi cari amici, tornando un po' in noi, vi ringraziamo ancora per averci ascoltato. Volgiamo al termine questa sera. Finiamo un po' presto rispetto al solito, o meglio, finiamo come avremmo dovuto sempre finire da quando inizialmente ci eravamo così prefissati questa oretta, ora e mezza massimo. Anzi, ci preoccupavamo, ma come faremo a riempirla tutta questa fascia oraria di un'ora, un'ora e mezza, dalle 10 alle 11, fino alle 11 e mezza, chi ce la farà mai? E poi, come al basta solito... Basta evitare qualche simpatico burlone e risolvi esatto. Il problema. Ma che burlone! E poi invece, come abbiamo visto, abbiamo sforato la grande. Naturalmente non possiamo mai andare oltre la mezzanotte meno qualche minuto, perché andremmo ad intaccare la nostra programmazione del palinsesto, che vi ricordo prevede alla mezzanotte The Rock Band History, che è la rubrica, la mia rubrica, quell'altro programma che tengo appunto a cura di Gianluca, cioè sottoscritto e condotto da me, nel senso che parlo solo io alla fine, e che va in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, una puntata nuova a mezzanotte, con il primo appuntamento della giornata appena inizia il nuovo giorno, alle 6 del mattino, poi a mezzogiorno, cioè alle 12, e infine alle ore 18, ovvero alle 6 di sera, quindi ogni 6 ore, ben 4 volte al giorno. E questa settimana si parlerà
disgraziato quello che mi consenta, e questa settimana sì, sto parlando dei Dio mio, ho sbagliato gruppo, dei Black Sabbath. Quindi ho parlato dei Deep Purple, come stavo dicendo, e la settimana scorsa, le quattro precedenti puntate, poi ho parlato otto puntate delle Zeppelin, mitici, grandiosi, e le prime quattro invece sono state dedicate ai Dire Straits, puntate che presto saranno in naturalmente basta, io mi fermo qui perché non ce la faccio più con quello che mi scrivono e mi tiro su di morale, che saranno presto, come dico da mesi, appunto a disposizione sul nostro blog in www.sidesweepradio.net, quindi se qualcuno se l'è persa la può riascoltare. Quella dei Black Sabbath prevede appunto questa triade, questo gruppo, questa triade di gruppi che hanno creato poi il rock moderno e sono stati veramente i fautori, le fondamenta, le basi per il rock, sono appunto i Led Zeppelin, i Deep Purple e i Black Sabbath, di cui parliamo da questa settimana alle prossime, e sono davvero importanti. Bene, vi lascio poi con due chiacchiere con Saiuz, che è la rubrica, l'editoriale che il nostro grande Saiuz fa, in cui ci racconta un po' il suo punto di vista, la sua visione su determinate cose, la sua scelta. Vi ricordo il Riccio Incazzato che scrive per l'editoriale, quindi da leggere per quanto riguarda la sua rubrica, che adesso è iniziato con il Vaso di Pandora, e tra l'altro vi preannuncio, come era già mia intenzione da tempo e con il Riccio e anche Saius avevamo un po' deciso, che appunto andranno anche in onda o saranno disponibili gli articoli che scrive il Riccio Incazzato, letti dal sottoscritto, da Gianluca. È un'idea appunto che avevamo, non solo per unire le nostre ovviamente forze e sinergie e quant'altro, perché ovviamente Riccio scrive, io per quanto riguarda la conduzione e la lettura mi occupo di queste cose, ma anche perché pensavamo già da tempo naturalmente anche di farlo, sia per poter ascoltare magari una mia lettura di interpretazione, ma soprattutto anche per le persone non vedenti, con tutto il rispetto che abbiamo appunto per queste persone, anche se comunque la tecnologia offre loro dei potentissimi e buoni mezzi per, d'altronde come utilizzano il computer come tutti noi, per appunto ascoltare le cose che vengono pubblicate e lette, però pensavamo di far cosa gradita facendo sì che io leggessi anche queste cose. E infine appunto vi ricordo il venerdì prossimo, venerdì appunto di questa settimana, venerdì 18 maggio 2012, con la trasmissione che appunto ha debuttato la settimana scorsa ed è in fase appunto evolutiva e insomma è anche sperimentale, in Saiuz Web TV, quindi in diretta web TV, quindi non solo in diretta web radiofonica, quindi ci potrete anche vedere con sempre il mitico e grande Saiuz, e naturalmente poi abbiamo Michele, che è un nostro amico nuovo che collaborerà presto con Saiuz, che è un blogger, e Maurizio, che naturalmente farà la sua, come sempre, storia e ci racconta le sue vicende come fotografo e giornalista veramente accreditato e molto molto interessante dall'alto della sua esperienza ed età. E con questo vi ricordo anche la nostra pagina Facebook, che è Saiuz Web Radio, Saiuz Web Radio staccato con la S maiuscola di Saiuz e W di web e R di radio, che sono attaccate poi maiuscole, e ci trovate anche su Facebook, dove potrete ascoltare anche nel link del relativo player la Saiuz Web Radio. Vi ricordo che Saiuz Web Radio, cosa che spesso ci dimentichiamo o magari non sottolineiamo, ha anche un canale classico, cioè Saiuz Web Radio Classic, dove viene trasmessa 24 ore su 24 senza interruzioni di alcun genere, pubblicitario o quant'altro, quindi musica non stop classic, intesa sia classica nel senso vero della parola, di classica, sinfonica o da camera e quant'altro, ma anche soft, quindi classic inteso nel senso di musica un po' d'atmosfera, è molto tranquilla, che potrebbe andare bene se uno vuole lasciarla lì sotto, in sottofondo, e fare magari altre cose, avere questa musica anche rilassante. Ed era nell'intenzione primaria appunto del grande Saiuz, sempre per dare spazio a tutti, ovviamente su Saiuz Web Radio, Saiuz Web TV, nel sito www.saiuzwebradio.it e anche nel blog www.saiuzwebradio.net, anche di dare la possibilità di trasmettere, se magari uno ha un locale, fa parte di un'associazione o ha dei locali, appunto con magari la vecchia classica filodiffusione per far ascoltare una web radio, dava appunto la possibilità a queste attività di poter diffondere appunto la Saiuz Web Radio Classic. In modo sì, da far sì che, insomma, se uno magari aveva un circolo anche culturale dove si leggono libri o si ha una certa atmosfera o si prende anche un tè, un caffè, o quindi un circolo culturale in senso lato,
poteva anche utilizzare questa musica che Saiuz Web Radio naturalmente manda. Ovviamente ci si può sempre mettere d'accordo, basta contattarci, noi siamo veramente aperti a tutto. Naturalmente si chiede sempre lo scambio, un po' così, una mano lava l'altra, di favori nel senso buono, è ovvio, perché la Saiuz non è a scopo di lucro, però magari come noi aiutiamo voi a divulgando le vostre cose, magari Saiuz chiede il passaparola classico di divulgare Saiuz Web Radio, Saiuz Web TV e quindi Saiuz Network. Bene, io come al solito mi sono dilungato, sono le 23:26, anche questa puntata sarà riascoltabile a breve nel nostro blog in www.saiuzwebradio.net e passo la parola a Saiuz e a Manuel, che è stato appunto l'organizzatore, ideatore e il, diciamo così, il trainatore, nel senso che trainava, anche se non è corretto come termine, di questo live at Palace Live, questo grande evento che c'è tranquillo, stato. Anche trainatore, visto che abbia fatto tanti giri col tre spalle. Infatti volevo dire, anche perché hai fatto tutto, anche mancava solo fare il bagarinaggio, non so perché mi è venuto sto termine, ma vabbè, ma non si vendeva i biglietti, quindi non lo sai, e quindi lascio la parola anche a potevo Manuel. Pensarci, ne facevo qualcuno fasullo. Sì, infatti, che appunto ha avuto modo tramite Saiuz, che ringraziamo ancora una volta, che ha fortemente voluto anche lui questo evento da trasmettere su Saiuz Web Radio questo sabato 12 maggio e domenica 13 maggio dal pomeriggio fino a mezzanotte circa, e ascolteremo magari prossimamente quando Saiuz preparerà il tutto ascoltabile in Saiuz Web Radio. Bene Saiuz, ti passo la parola e con i saluti anche con Manuel andiamo a chiudere, visto che sono quasi mezzanotte e mezzo e i nostri amici mezzanotte e mezzo, vabbè, avete già capito che serata c'ho, quindi lasciatevi ire, ite. No vabbè Gianluca, ma basta mezzanotte e mezzo. Cioè, proprio, l'hai presa liscia, l'hai presa. Ma meno male che sono io quello che bevo. Io ho fatto bene a non guardare quello che scrivo. Adesso che lo vedo. Ma perché gli amici? Guarda, ti giuro che la prossima la faremo sulla web TV, perché voglio mandare anche le scritte. Io sai che sulla web TV mi faccio vedere sempre in formato fumetto. Sei un fumetto. Sì, a parte questo, anche se ora sono presentabilissimo, essendo calato, non sono più il faccione ciccione che si vede anche nella nostra foto. Cambieremo e aggiorneremo, però ovviamente, sai. Bene, cari amici, vi lascio a Saiuz e Manuel che vi abbracceranno tutti indistintamente. No, volevo solamente augurare delle meravigliose giornate a tutti i nostri web radio ascoltatori, ma anche a noi, a Manuel, a te Gianluca, perché questa sera ero partito che non mi sentivo molto bene, però andare in onda mi tira sempre su, e questa è una bella cosa, perché vuol dire che è una cosa che mi piace sempre di più fare. Io ho poche cose da dire, che niente, venerdì vi aspetto tutti quanti venerdì alle 21:30 su Saiuz Web TV per questa terza diretta, e la quale ci parlerà di tante cose, ma tante cose interessanti anche. Che succede? Succederà qualcosa di grosso, perché forse Maurizio ci parlerà di un qualcosa di cronaca nera. Quella che piaceva anche a te, se non sbaglio, Gianluca, no? Parlare di... No, però... No, che cavolo dici? No, a me no, però diciamo che Maurizio poi... No, comunque saremo a vedere. Se qualcuno può interessare, si chiama... se non sbaglio, non mi ricordo neanche più il titolo. Si chiama Giro d'Italia, notizie di una settimana, una cosa del genere, ok? Mi dimentico sempre il titolo della cosa, fin quando non mi entra in testa. Bene, Manuel, se vuoi salutare i nostri amici e chi ci sta ascoltando, poi dopo voglio mandare un ultimo pezzo, che sono indeciso se fra Jameson Young a Our Far... però. Oppure ci sono i The Vegetarian. Ma vegetarian. Sì, The Vegetarian, sì, The Vegetarian. Carry On, River of Life. Life. Se parte sempre, perché qua non si capisce se parte o non parte la musica, ogni tanto va per fatti suoi. Manuela,
a te la palla, Manfred. Io intanto vi ringrazio come sempre che ci date sempre questo spazio, ringrazio tutti quanti quelli che sono intervenuti al Palace Live, ringrazio i gruppi come ho già detto prima, tutti gli aiutanti che abbiamo avuto, gli amici che si sono offerti di dare una mano, pochi ma buoni, tutto lo staff, tutti quelli che si sono dati da fare per la riuscita dell'evento, ringrazio anche voi che ci avete fatto andare in diretta e tutti i ragazzi che ci hanno ascoltato in questi due giorni. È stata un po' sfiancante, però è venuto fuori una bella cosetta, vero Rosario? Sì, no, mi è piaciuto, mi è piaciuto anche trasmetterla. Sì, dimmi. Niente, speriamo alla prossima, di farlo anno, quindi al prossimo anno, speriamo vada bene, dai. Ciao a tutti. Vediamo bene. Gianluca, a te l'ultima parola. Perché pensa bene. Che la musica non andrà stasera. Ah, oh, così mi piace. Bene, a me l'ultima parola dopo che ho parlato per 20 minuti. Dato che a me la parola manca, no? E quindi automaticamente dovrò dire le ultime cose. No, invece, cari amici, io ringrazio ancora una volta Manuel, che è stato un piacere avere qua in trasmissione. Ma anche no, visto quello che mi scrive in sottofondo, disgraziato. Salutiamo tutti gli amici che appunto ci hanno ascoltato anche questa sera, portate pazienza se è stata un po' una serata, una puntata un po' così, un po' sottotono, chiedo scusa anche da parte mia, da parte di tutti, e naturalmente dopo questa puntata un po' così, anche così, sommessa, e ringraziamo Manu per essere venuto appunto in trasmissione, che ci ha raccontato del Palace Live. E ringraziando appunto Rosario, cioè Saiuz e tutti coloro che hanno partecipato dando una mano, quindi anche i gruppi stessi che si sono veramente rivelati carinissimi, come ci ha raccontato Manu, e vi diamo appuntamento, speriamo, per l'anno prossimo per un altro live Palace Live, se naturalmente sarà di gradimento e ci sarà la possibilità di rifarlo con altre band ovviamente. E ricordo l'appuntamento con lunedì prossimo appunto per la diretta web radiofonica, ormai la consueta puntata che va in onda, diciamo così, trasmissione che va in onda, siamo giunti alla 12ª, vero caro Saiuz, se ti ricordi, sì. La 13ª è la prossima, e naturalmente The Rock Band History, la mia trasmissione puntata tra una mezz'oretta circa, mezzanotte andrà in onda, se vi volete ascoltare l'inizio dei mitici Black Sabbath, come iniziò il tutto nel 68, anno storico per tutti, perché anche i Led Zeppelin di Purple nascevano in quegli anni, tra l'altro si sono anche molto influenzati e scambiati tra di loro diverse cose. E poi le due chiacchiere con Saiuz, vi ricordo sempre di ascoltarle, disponibili anche nel blog, e il Riccio Incazzato che scrive i suoi articoli, e presto avremo altri collaboratori. www.saiuzwebradio.net è il nostro blog, www.saiuzwebradio.it invece è il nostro sito che presto verrà aggiornato. Ci trovate in Facebook, vi ricordiamo anche la pagina Facebook dei Stasi, di cui Manuel, che è stato nostro ospite oltre ad aver organizzato il Live Palace Live, è anche cantante, e naturalmente la pagina Facebook di Saiuz Web Radio con i De Stasi è in collaborazione, perché naturalmente si piacciono entrambi alla grande. Tra l'altro, Manu, com'era? Noi, cioè tu che hai organizzato, alla fine siamo quelli che abbiamo suonato meno di tutti. È vero. Sì, siamo stati quelli che sono stati trattati un po' meno bene, peggio tutti. Di tutti. Vabbè, dai, che di solito. Ah Manu, che di solito in Italia, in tutti gli eventi, chi organizza viene trattato da Dio anche viene troppo. Detto, viene trattato con i guanti bianchi, da noi chi organizza esatto. Viene trattato a schiaffi. Anche tranquilli. Sì, anche abusando del proprio ruolo di organizzatore molto spesso, quindi avendo anche favori in più rispetto ad altri, invece noi in tutta onestà siamo stati quelli. Ma sinceramente io preferisco sì, sì. Come coscienza abbiamo fatto noi, sì, vabbè. Sì. Coscienza pulita. Non saremmo stati gli sboroni da fare due ore di concerto, però no. Va bene così, dai. Anche se ci hanno tagliato, e alla fine noi coscienza pulita, sì, faccia alta, problema. Testa alta. A posto di far sette canzoni ne abbiamo fatte cinque, fatte anche malino. Però malissimo, bene, perché dai, abbiamo suonato, problema. Sì, perché non ci sentivamo. Esatto, io non sentivo nulla dietro con la batteria, quindi abbiamo suonato, perdonatemi la battutaccia che continuo a fare da due giorni, alla sorda, cioè alla cieca, ovvero alla sorda, vabbè, perdonatemi la battutaccia, però è davvero brutto suonare così, perché vai a memoria, e anche no, perché infatti è stata neanche il gusto, come dicevamo con Manu, con cui di almeno di goderci suonando fuori insieme, perché poi alla fine insomma è quello che si fa, non è che siamo professionisti, non ci arroghiamo questa presunzione, l'abbiamo presa, però come una prova a cielo aperto, a prova a cielo, anzi a tendone aperto. A tendone aperto.
Benissimo. E quindi ringraziamo ancora Manu, ringraziamo appunto Saiuz che dà spazio davvero a tutto. Grazie Manu ancora per ringraziarsi, anzi per ringraziare Saiuz, e grazie ancora davvero tanto a Saiuz, perché dà veramente spazio a noi, perché ci crede e ci supporta sempre, non solo perché lo conosciamo e abbiamo questa collaborazione con lui, ma comunque anche per tutti. Saiuz lo ringraziamo perché dà veramente spazio, con libertà di espressione e di qualsiasi genere essa sia, a tutti coloro che vogliono utilizzare. Ciao. Bene, chiudo. Sì. Un'ultima cosa, adesso basta, perché sennò mi fai perdere la puntata del tuo programma, che mi piace un casino, quindi smettila. Benissimo. Vediamo se parte la musica. Aspetta, e chiedo scusa anche per questa nuova puntata, che come al solito mi ritrovo all'ultimo minuto a registrare, la domenica, perché lunedì a mezzanotte deve andare in onda per tutta la settimana, perché anche questa puntata, come il mio morale di questa sera fosse la mia perdita di chili, hanno fatto perdere umorismo, è un po' sottotono, però vi parlerò comunque dei Black Sabbath in altro modo e senza musica sottofondo. Yeah! E allora, per il nostro caro Gianluca, afflitto...